Presidente, il circolo nuovamente aperto, questa volta per oltre un mese, perché partono i campionati d'elite, cioè Serie A1 e Serie A2. Sì, abbiamo le due competizioni che si giocano diciamo contemporaneamente e fortunatamente hanno sfasato i calendari, quindi abbiamo una domenica la 1, una domenica la 2 in casa e naturalmente la domenica che non gioca la squadra in casa gioca in trasferta, e quindi aspettiamo numerosi tutti i sassolesi, perché come tutti gli anni il circolo sarà aperto a tutti, ingresso gratuito, e le competizioni si svolgono su 4 singolari e 2 doppi. Alla mattina alle 10 partono i primi 2 singolari e poi si gioca a seguire i successivi su 2 campi, mentre normalmente viene fatta una pausa per il pranzo e per fare un po' le strategie per diciamo così mettere in campo i doppi, che si terranno normalmente dalle 14:30 in avanti, poi dipende da quando si finisce l'ultimo singolo della mattina. Però sia la mattina che pomeriggio l'ingresso è gratuito e quindi aspettiamo numerosi tutti gli appassionati. Federico, si parte con la difesa dei colori di casa. Sì, siamo molto consapevoli che quest'anno secondo me può essere un buon anno, visto che l'anno scorso non è andata benissimo, però comunque siamo rimasti in Serie A1 e abbiamo difeso i nostri colori di casa, e quindi secondo me quest'anno può essere un gran anno e potremmo puntare anche alla prima posizione. Giulio Mazzoli, capitano. Giulio, è la squadra più difficile da incontrare? Sicuramente il Rung, perché come abbiamo detto il vivaio è sempre fondamentale e loro hanno un vivaio molto forte che è Weiss, che è 300 al mondo, e anche il secondo vivaio comunque è forte, e quindi a nostro avviso è la squadra più forte da incontrare. Obiettivo minimo? Obiettivo minimo la salvezza, che come tutti gli anni è quello che partiamo sempre con l'obiettivo minimo, ma sempre con l'ambizione di poter far meglio, poter provare ad arrivare in quel primo posto che ci permette di giocarci le semifinali. Mattia, far parte di questa squadra intanto come minimo soddisfa le aspettative che si hanno? Sì, far parte della squadra è sempre un onore e è sempre bello partecipare con tutti i ragazzi che ci vogliamo bene, e speriamo di fare bene e tutti diamo il massimo, e quindi è un onore.